I wanna do is make love.
tutti di Valiera. È con grande piacere e ancor più con trepidazione e soddisfazione grande che a nome mio personale e dell'intera comunità parrocchiale rivolgo a lei, signor Presidente, il benvenuto. Se ci sono persone, giovani o non giovani, questo non importa,
che preferiscono rifugiarsi nel consumo di droghe leggere o in un non del tutto lecito divertimento o in un quant'altro di moralmente opinabile, piuttosto che affrontare coraggiosamente ogni avversità, questo è dovuto, io penso, a una tanto faticosa quanto non mai completa opera di promozione umana che tutti si deve avvertire l'urgenza di praticare. Siamo nella casa del Signore, di quel Dio buono e misericordioso che, come ci insegna il Vangelo, fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Da questo luogo di preghiera, insieme a questi giovani e alle loro famiglie, io, con rispettosa confidenza, le chiedo di unirsi alla nostra preghiera, a quella di tutti i giorni, a quella che riusciamo a rivolgere a Dio così come ne siamo capaci. Vogliano la madre del Signore, e il nostro patrono, San Rocco, con cui la gente è devotissima, intercedere presso Dio in nostro favore. Specialmente li invochiamo perché sia concesso al Presidente della Repubblica prosperità e salute, e perché nel compimento del suo mandato ricerchi costantemente ciò che a Dio è gradito e promuova la libertà e la pace del suo popolo. Così sia. Grazie. Non è il momento particolare che stiamo vivendo a farlo dire,
quanto piuttosto una profonda convinzione. Siamo convinti che dopo questa sua visita saremo senz'altro più motivati nell'agire per il bene della comunità. E questo è un ulteriore motivo per ringraziarla di essere venuto a trovarci. Signor Presidente, siamo certi che lei, come sicuramente sa bene interpretare, accoglierà i sentimenti di stima e di riconoscenza che nutriamo nei suoi confronti e che a nome dei convenuti esprimo. Facciamo eco all'intervento di Don Camillo. La Vergine Maria guidi il nostro Presidente della Repubblica nell'esercizio della sua alta responsabilità. Grazie, signor Presidente. Alle responsabilità degli altri, tizio non fa caio, non fa simbronio,
Primo punto, che cosa non ho fatto, che cosa dovrei fare io, che cosa avrei dovuto fare. Allora vi auguro di fare bene ogni giorno il vostro dovere. Che cosa devo fare io? Che devo fare bene ogni giorno il mio dovere? Devo farlo con l'entusiasmo del primo giorno e devo farlo come se quello fosse l'ultimo e dovessi rendere conto. È facile, ma non sempre facile. Per me non è sempre facile, magari per lui è facilissimo. Allora io, quando mi so che non è facile, penso a voi che siete bravissimi e mi tiro sul morale. Però credo che anche voi facciate fatica. Che se non facessimo fatica, che prezzo ha questo dovere? Il dovere ha un costo, che si chiama sacrificio. Allora faccio un'aggiunta. Vi auguro di far bene il vostro dovere. Ma perché il dovere vada veramente bene, vi auguro di farlo con amore. Un dovere fatto con amore cambia totalmente. Devo fare una cosa piccola, umile, importante. L'importanza delle cose è dentro la quantità di amore che io pongo nel fare. Saremo giudicati sull'amore. Vale per tutti. Ma vale già come valore umano. Si sente quando una persona fa una cosa con amore e per amore. Allora vi auguro di fare bene il vostro dovere e di farlo con amore. Vedete, se ognuno di noi, a cominciare dal sottoscritto, con i limiti e le povertà che io ho, ma penso che ognuno ha limiti e povertà, superando, a volte sbagliando, riprendendo, non perdendo mai la fiducia, non gettando mai la spugna, non arrendendosi mai, se faremo questo, noi supereremo le fatiche come comunità. Supereremo le fatiche come popolo italiano, supereremo le fatiche nell'Europa, supereremo le fatiche in questo mondo che ha tante lacerazioni. Abbiamo poi, come cattolici, un dovere in più, di metterci anche all'amor di Dio. Dipende da noi. Questo è il mio augurio e a voi giovani aggiungo, siate portatori di gioia. Nei giorni in cui avete la gioia, nei giorni in cui fate un po' fatica, perché allora vale di più, siate portatori di gioia, che abbiamo bisogno in questo cammino che facciamo, di avere questa forza di vita, lo avete detto voi, questa volontà di vivere e di fare, pensando a coloro che hanno più bisogno, a coloro che non ce la fanno, a coloro ai quali la natura non ha dato tutto, in modo che il cammino sia di tutto un popolo, in modo che la strada sia piena di questa fratellanza, in modo che possiamo muoverci avendo dei punti fondamentali come indicazione, la verità e la fratellanza. Allora giovani, buon lavoro e auguri a voi, alle vostre famiglie e auguri a tutti. Con vivissima riconoscenza richiamo il deferente saluto di
impugnato e gli auguriamo ogni bene secondo le sue intenzioni. Credo di non sbagliare, pensando che le sue intenzioni nella quotidiana fatica per l'ordinata convivenza di tutti i cittadini della nostra patria ricevono luce dal Magnificato. Questo cantico della Madonna glorifica il Signore, santo, potente, misericordioso, perché il Signore è sempre attivo per fare le cose, per disperdere i superbi, per abbattere i prepotenti nei loro troni, per rimandare gli egoisti a mani vuote. Questo progetto di Dio riguarda direttamente il bene spirituale delle persone, ma non disattende il loro progresso sociale nella giustizia e nella pace. Quando si celebra la gloria di Dio, ricordate il Natale, il presepio, allora fiorisce la buona volontà degli uomini da lui amati. Con l'energia della buona volontà possiamo lottare contro le forze sicure del male e promuovere la civiltà dell'amore. Sono certo che questi sono i nobili ideali che ispirano le scelte e le azioni del Presidente della Repubblica. Noi, cittadini del Polesine, con tutto il popolo italiano, vi saremo vicini, con l'affetto del cuore, con le risorse della buona volontà, con la decisione forte di percorrere le vie dell'onestà e della solidarietà. Che il Signore ci salvi l'Italia e protegga il suo Presidente. Thank you.